Alla base del processo di radicalizzazione che può condurre anche a forme di estremismo violento, sono stati identificati tre grandi gruppi di fattori, le cosiddette root causes, quindi le cause profonde, i trigger events, quindi gli eventi scatenanti che riguardano soprattutto la vita personale, la biografia del soggetto, dell'individuo, e infine i cosiddetti moderator factors, quindi fattori possono intervenire condizionando, moderando, no, il processo stesso di radicalizzazione, e tra questi in particolare l'età e il genere. Il processo di radicalizzazione può essere visto inoltre come il risultato, quindi, dell'interazione tra percorsi biografici individuali e un ambiente, potremmo dire, favorevole, che può in un certo senso predisporre l'individuo, il soggetto, a intraprendere un percorso, un processo di radicalizzazione. Tra le tendenze future di estremismo e radicalizzazione individuate a partire dai primi risultati del progetto Participation c'è sicuramente il fenomeno della cosiddetta ibridazione tra le forme più tradizionali di estremismo, le teorie cospirazioniste e quelle che vengono definite nuove religioni. Un'altra tendenza importante individuata è quella della crescente importanza dell'ambiente digitale, quindi la crescente importanza dei social network e delle piattaforme online rispetto proprio al processo di radicalizzazione. L'importanza delle strategie di creazione di strumenti e strategie di prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo insieme alla società civile costituisce un punto centrale, no? una questione centrale all'interno del progetto Participation, perché si parte dalla forte consapevolezza che affinché sia possibile elaborare delle strategie e degli strumenti preventivi efficaci è necessario coinvolgere, no, la società civile, quindi le comunità locali, le scuole, intendendo per scuole, per ambiente scolastico, sia il coinvolgimento degli studenti sia il coinvolgimento degli insegnanti, e poi i practitioners, quindi tutti quei soggetti della società civile che in qualche modo possono, attraverso il loro intervento, il loro contributo, aiutare i ricercatori a delineare delle strategie e degli strumenti preventivi più adeguati, più possibile efficaci.